Ragazzi, buonasera, buonasera, ciao a tutti, benvenuti sul canale di Atleta League. Come potete vedere già dalla disposizione, c'è qualcosa di nuovo, c'è una Martina Procaccini in collegamento esterno. Martina, salutiamo. Buonasera, ciao a tutti. Sì, oggi sono in versione casalinga. Vabbè, comunque, insomma, no, mantieni un certo appeal, eh. Ah, veramente? Dai, questo mi fa piacere. No, lo sfondo, dicevo. Ah, Lasciami così. ok. Ah, se perché io sono sotto il pigiama, no, non è vero. Va bene, lo diamo per scontato. Al mio fianco invece Andrea Cesolini. Ciao Andrea, Ciao ciao a tutti. segretario generale della FISPIC, che sarebbe la Federazione Italiana Sport Paralimpici Ipovedenti e Ciechi. E approfondiremo perché vuol dire tante cose questa sigla. Invece, sopra Martina Procaccini, davanti a questo sfondo giallissimo, giusto? Arianna Ortelli, CEO e co-founder di Novis Games. Ciao Arianna. Ciao, ciao a tutti. Allora, intanto partiamo subito mettendo in imbarazzo me, così poi posso scaricarmi su di voi. Io ho detto giallissimo, Arianna, però me lo confermi solo perché me l'avevi detto tu prima. Però può essere che io mi sia sbagliato. È giallissimo No, lo no, sfondo. te lo confermo, è giallino, è un giallo un po' spento. Un Però è giallino. giallo paglierino. Un Sì, giallo diciamo così. paglierino, Ma esatto. è la luce, secondo me sarebbe bianco, ma questa luce un po' giallina lo rende paglierino, come abbiamo Ma detto. io mi fido di voi, facciamo che assumiamo che sia giallo, perché così introduciamo anche un po' il discorso di stasera. Parliamo ovviamente di sport paralimpici, parleremo di sport, calcio, scacchi, ma anche altro per ciechi ipovedenti e parleremo poi del magico, veramente, progetto di Novis Game che ci illustrerà Arianna. Ma io vorrei partire proprio dal mio imbarazzo dei colori, essendo io un daltonico. E mi ricordo, cioè, una delle cose che più ricordo dell'infanzia è Puzzle Bubble. Ve lo ricordate, Puzzle Come no? Bubble, il draghetto che Sì. spara le palline? Quanti di voi sanno che nelle palline c'erano delle forme? Che voi vi Wow. ricordate i colori delle palline? Esatto. Io, pur essendo daltonico, e c'era il blu e il viola, Sì. c'erano il giallo e il verde che erano assolutamente identici per me. Però, come si dice da queste parti, rompevo un po' a tutti al cabinato perché seguivo le forme. E a me questo episodio mi è venuto in mente proprio quando ho un po' scoperto il progetto di Arianna. E insomma, è un po' qua che stiamo, è un po' lì che stiamo andando forse. Però, insomma, ecco, darei subito la parola ad Arianna per capire un po' meglio, perché io l'ho buttata così, giusto per mettermi in imbarazzo fin da subito. Ma ci ho capito No, no, qualcosa, no. forse? Sì, ci hai preso. Alla fine è un modo diverso di giocare e anche dare un po' uno strumento diverso a tutti per accedere al videogioco. Cioè, noi siamo partiti da questa idea qua, cercare di rendere veramente il gaming accessibile a tutti, o meglio, accessibile a chi oggi, non ha la possibilità di giocare o comunque non ha la possibilità di farlo in modo completo, con gli altri. E quindi è questo sostanzialmente, una piattaforma di gaming accessibile anche a una persona ipovedente, non vedente, tramite un modo di gioco, una modalità di gioco che passa dalle cuffie, quindi dall'audio 3D spazializzato e dalle vibrazioni, i feedback che ti può dare il cellulare, ma anche un altro device. Quindi abbiamo proprio sviluppato un sistema di gioco e un sistema di sviluppo giochi, che si basa solo su audio e tatto, senza alcuna interfaccia video. Ah, intanto mentre parlavi abbiamo visto, stiamo continuando a vedere delle immagini che ce ne raccontano, però appunto vedendo e sentendo, Andrea, è affascinante.
E a me vedere queste immagini poi ha un po' ricordato effettivamente quello che succede sui campi di calcio per ipovedenti, per ciechi, insomma, no? Questa nuova forma. Sì, sì, assolutamente. Innanzitutto vi ringrazio per avermi invitato in questa puntata che già da questi primissimi minuti si prospetta molto interessante. Da quel che, per quel che riguarda ovviamente la federazione che io, in cui io mi lavoro, insomma, ormai dal 2012, noi ovviamente ci occupiamo di sport, chiaramente. Sport a tutto tondo, diverse discipline sportive, 8 discipline, molto diverse da loro, perché abbiamo alcune discipline più conosciute e più simili poi allo sport per normodotati, penso al calcio, anche se c'è il calcio per ipovedenti e il calcio per non vedenti, che sono tra loro molto differenti, il judo, che è molto simile al judo classico, quello olimpico, olimpico, possiamo... olimpico, olimpico, sì. E poi ci sono altre discipline adattate proprio peculiari per atleti ipovedenti e non vedenti. Tra le ultime discipline che abbiamo riconosciuto come federazione abbiamo appunto gli scacchi e il blind tennis, quindi il tennis per ipovedenti e ciechi. Le altre discipline sono il goalball e il torball, che sono delle discipline proprie del mondo federale paralimpico degli ipovedenti e ciechi. Non esistono nel mondo olimpico queste discipline. Lo showdown idem, che è una sorta di tennis tavolo, quindi ping pong, diciamo, per ipovedenti e ciechi. E poi il calcio ipovedenti, il calcio non vedenti, judo, blind tennis e scacchi, quindi 8 discipline. Tra queste, 3 di esse appunto fanno parte del panorama dei giochi paralimpici, delle discipline ammesse ai giochi paralimpici, quindi alle paralimpiadi, che sono il calcio per non vedenti, il goalball e il judo, e le altre ovviamente hanno la propria attività internazionale con campioni europei, campioni mondiali, quindi l'attività è molto variegata e differente. Ecco, ci hai detto che ci sono delle discipline che sono proprio proprie del mondo paralimpico, sì, per ipovedenti, che sono? Allora, ovviamente tutte e 8 discipline sono praticate solo ed esclusivamente da atleti ipovedenti e ciechi, però alcune di esse sono nate proprio nel nostro mondo, altre invece riprendono un po' gli sport che già esistono, certo. Penso ad esempio al calcio, anche se vedere una partita di calcio per non vedenti, e se avete modo su YouTube vedetevi qualche video, perché è veramente... No, posso fare una... sono divertenti. Sono partite divertenti, sì. Perché noi abbiamo organizzato nel 2019 qui a Roma il campionato europeo di calcio per non vedenti. È stato un evento straordinario, ma cioè, per chi non lo conosce, non ha mai visto una partita di calcio per non vedenti, è anche difficile capire il valore sportivo di questa disciplina, ma anche di tutte le discipline poi paralimpiche. Però nel calcio comunque, perché poi il calcio è la disciplina per eccellenza in Italia, insomma, però il calcio per non vedenti è veramente qualcosa di eccezionale, perché si vedono gesti atletici fantastici, poi impensabili per chi non li conosce. Quindi appunto, quando avete 2 minuti, insomma, vi invito a dare un'occhiata su YouTube, ma anche seguire le nostre pagine, ecco, social o il nostro sito, dove appunto ci sono video, immagini, foto, proprio perché è un mondo veramente affascinante, e comunque il valore dell'atleta è assolutamente identico al valore dell'atleta normodotato olimpico, perché no, tutte le componenti sono le medesime. Chiaramente poi ci sono le differenze poi della disciplina, che poi chiaramente questo è indubbio, però a livello proprio di valore atletico sportivo siamo sullo stesso piano. Beh, era proprio questo il punto dove volevo arrivare, ovvero che poi volevo rigirare ad Arianna, cioè non è semplicemente adattare qualcosa di preesistente a una diversa condizione, ma è proprio essere sportivi, fare sport, fino ad arrivare appunto come i casi del come sitball si chiama? Le specialità che sono le discipline che sono proprie della nate internamente alla FISPI. No, le nostre sono ovviamente discipline paralimpiche per ipovedenti e ciechi, non hanno una definizione specifica, però ovviamente ci sono appunto il goalball e il torball, che sono 2 discipline nate
perché ai tempi, quando c'erano i centri, diciamo, per le persone con disabilità visiva, quindi anche centri di avviamento, si cercava di trovare uno strumento anche per aiutarli nel percorso riabilitativo. E questa disciplina, quindi ovviamente è molto semplice perché poi parliamo, queste due discipline sono molto simili tra loro. La differenza sta che una ha un apporto fisico superiore rispetto all'altra perché ad esempio la palla è molto più pesante, però come regole di gioco sono molto simili. Però appunto in questa fase, questo percorso di riabilitazione della persona non vedente, la persona veniva fornita di una palla sonora ovviamente e l'obiettivo era quello appunto di tirare la palla nella porta avversaria, si gioca 3 contro 3, quindi è molto veloce perché tiri, pari, cioè è tutto così in sequenza e quindi era, in questo senso nasceva un po' lo sport per i non vedenti con il Torbal. Poi ovviamente sono nati anche altri sport successivamente perché poi c'è stata l'evoluzione proprio del mondo paralimpico in generale e quindi alcuni di essi appunto riprendono quello che è il mondo per normodotati, quindi il mondo sportivo normodotati, penso al calcio, penso al judo ad esempio, O al tennis o al anche, no? tennis, Esatto, certo. e qua volevo arrivare ad Arianna. Poi Martina, interrompimi come al tuo solito quando vuoi. Sì. È un po' questo il principio del vostro progetto, cioè rendere il videogioco fruibile anche per la persona cieca o ipovedente. Oppure proprio sviluppare ex novo una piattaforma, una console, un software ideato, creato proprio per quelle persone. A noi in realtà, cioè ricollegandomi a quello che ha detto anche Andrea, vorremmo proprio un po' scardinare l'idea di videogioco, nel senso che invece di dire appunto vado a riadattare un gioco per permettere a una persona non vedente di giocare, e proprio do un modo nuovo di giocare a tutti. Poi naturalmente il classico, il naturale appunto utilizzatore è una persona non vedente, ipovedente, perché sicuramente riesce ad apprezzare appieno un discorso di suono, un discorso di tatto, e riesce a capirne magari subito e prima il potenziale. Però il sistema di gioco per noi dovrebbe essere qualcosa di interessante per tutti, perché vorremmo appunto che siano, diciamo, da un certo punto di vista le persone non vedenti ad invitare per la prima volta chi è vedente a fare questo tipo di esperienza, piuttosto che il contrario. Poi questo non ci vieta di dire: bene, abbiamo un sistema che permette di creare contenuti accessibili, allora possiamo riadattare magari dei giochi che già esistono e renderli giocabili o comunque divertenti anche per una persona non vedente. Però secondo me il punto di partenza è proprio far vivere un'esperienza nuova al giocatore in generale, che poi questo sia ipovedente, non vedente o normovedente, questo non importa. Anche col fine quindi un po' di normalizzare quindi la diversità poi alla fine. Certo, assolutamente, Posso dire una perché cosa? a Oh, quel... no, Sì. continua, scusami, non ti volevo No, interrompere. figurati. No, vai. No, io mi volevo riallacciare a quello che diceva Arianna, proprio perché mi è venuto in mente un po' un episodio che ci ha riguardato. Noi, tra le varie attività che abbiamo fatto in questi anni, c'è stata anche quella di avvicinare ovviamente personaggi famosi, ma anche sportivi famosi, al nostro mondo e avevamo realizzato un paio di anni fa anche un evento al nostro centro paralimpico all'Euro con l'allora allenatore della Roma di Francesco, Eusebio Di Francesco. Lui già conosceva un po' il nostro mondo perché già ai tempi del Sassuolo aveva partecipato a un'esibizione similare. E noi abbiamo fatto una sorta di esperimento perché ovviamente i calciatori non vedenti utilizzano la mascherina per giocare, anche se sono non Ah, vedenti, chiaro. però a livello internazionale, proprio per rendere tutti allo stesso livello, perché chiaramente anche tra il non vedente
c'è sempre quella leggerissima differenza tra chi ad esempio percepisce seppur minimamente un po' la luce, chi un po' le ombre. C'è sempre qualche differenza, anche se ovviamente parliamo proprio di Poi di solito all'interno del mondo paralimpico ci sono le categorie, esatto, ovviamente poi livello. Qui parliamo appunto solo nel contesto del non vedente, quindi proprio per questo appunto giocano con la mascherina. E noi proprio a livello di esperimento avevamo proposto al mister Di Francesco di indossare la mascherina e provare a fare dei calci di rigore. Beh, parliamo comunque di un calciatore di un ex serie A, certo. Quindi top level, e niente, ve lo dico, tanto non penso che ci segue oggi Eusebio Di Francesco, lo salutiamo. E niente, non ha preso proprio la porta, cioè no, nel senso non, anche lontano proprio, ma neanche la palla prendeva bene neanche per sbaglio. E poi ha tirato il nostro incrocio dei pali in gol, cioè potiene, neanche se mosso, cioè per dirti, stiamo parlando proprio per dire come in questo senso, come il trasferire e spostare proprio l'obiettivo serve anche poi alla stessa persona normodotata per capire un po' la realtà del non entrare vedente, entrare in un mondo e che... soprattutto lui giustamente da allenatore, così chiacchierando gli feci una domanda forse anche stupida, poi gli dissi ma gli davo del tuo, vabbè tanto non è che diciamo formalismi, ma secondo te un allenamento proprio specifico dove tu bendi i tuoi giocatori, gli metti una mascherina, gli fai provare proprio a tirare i calci di rigore, ma anche fare un piccolo torello per dirti bendati, potrebbe essere utile? Lui dice guarda, io già in passato lo provai, sicuramente potrebbe essere utile, perché tu vai a sviluppare tutta una serie di aspetti che non curi ovviamente da vedente, perché ti soffermi su dettagli diversi, invece lì bendato devi sentire la palla, devi sentire il suolo, cioè tutte cose differenti che però possono aiutare anche la crescita del calciatore. Quindi diciamo, da una domanda che pensavo fosse stupida, in realtà non era tantissimo. Hai visto che c'era un punto sì. di sì di e di quindi è proprio cambiato l'obiettivo, adesso era il non vedente, la terra non vedente al centro del discorso, e certo. Il normodotato in difficoltà perché si stava adattando a qualcosa che era sconosciuto, nonostante diciamo partisse il da una posizione di vantaggio, il piede da un certo punto di vista era sicuramente sì, buono, però è un contesto totalmente diverso. È un po' quindi quello che ha tentato di fare Novice Games, a quanto capisco, insomma, cioè cercare di ampliare questo contesto, perché poi Arianna, possiamo parlare di audio games, cioè audio giochi, o sì, voi allora, preferite rimanere scusami se ti parlo sopra, vi sento leggermente in ritardo, mi sa, sento molto bene te, un pochino meno Andrea, è uguale io. Sento molto scarsi. No. Comunque, in realtà gli audiogiochi già esistono, cioè ci sono già titoli di audiogiochi, sono anche abbastanza giocati. La cosa secondo me che manca tanto è l'aspetto proprio di un sistema, cioè di un sistema di giochi che abbia tante tipologie di giochi diversi, perché poi gli audiogiochi bene o male coprono i classici titoli, cioè ci sono i giochi di guida, ci sono dei giochi di ruolo, c'è qualche sparatutto, ma poi non c'è un sistema di gioco completo. E poi l'altro punto, che secondo me era anche quello da quello che ho potuto sentire, che toccava anche Andrea, è che la cosa importante, vera secondo me, è che siano divertenti per tutti, cioè il gioco deve essere divertente per tutti. Una volta che è divertente anche per una persona normovedente, allora lì abbiamo raggiunto un obiettivo vero, perché altrimenti la mia paura è che poi si vada a sottolineare ancora di più la disabilità e a ghettizzare magari ulteriormente la persona. Invece se tu riesci a fare qualcosa che è per tutti e poi ovviamente è divertente anche per una persona non vedente, lì hai raggiunto il vero obiettivo. Quella è un po' la nostra sfida.
Certo, anche perché poi alla fine, Giulio, prendo un secondo la parola, è quella la vera inclusione, no? Ma a volte non si percepisce così. Però io vorrei fare una domanda ad Arianna, un po' più nel vivo, no? Cioè nel senso proprio nel pratico, perché poi effettivamente è un progetto così nuovo che effettivamente ci trova un po', o perlomeno mi trova ignorante. Sai, non vedenti, per esempio nello sport, quindi no, non parliamo di e-sport, quindi non parliamo, no, di gioco, di audiogioco, appunto, come dicevamo, richiama delle capacità, no? Quei recettori, no? Quegli esterocettori, non so se si dice così, che quindi in qualche modo fanno percepire l'ambiente esterno, e quindi anche gli altri sensi, no? Si coadiuvano, fanno un lavoro che alla fine fa percepire l'ambiente esterno al non vedente. Ecco, come si traduce nel gioco questo, nell'audiogioco? Qual è proprio il meccanismo? Allora, ad esempio, abbiamo sviluppato diversi giochi internamente, cioè anche se noi in realtà sviluppiamo proprio il sistema di sviluppo, la piattaforma e l'SDK, quindi il kit di sviluppo per creare giochi, abbiamo testato diverse demo con le associazioni, in particolare vabbè, la Wichi e la Apri di Torino, e uno di questi giochi, quello che ha avuto in realtà maggiore successo, è il ping pong, un tennis, dove sostanzialmente l'audio spaziale ti dà un'idea della dimensione, no? Intorno a te, quindi del tavolo, dell'avversario virtuale, e dell'audio appunto 3D, 8D, adesso in base alla tecnologia poi che si utilizza, più o meno preciso, che ti permette di avere una percezione della pallina, ad esempio, che arriva da una parte o dall'altra sentendolo in cuffia. Quindi in questo caso tu senti il rumore dell'avversario di fronte a te che colpisce, la pallina che rimbalza sul tavolo e si avvicina, e tu devi andare a colpire col joystick che si connette al cellulare, o anche direttamente col cellulare, da una parte o dall'altra. Rispondi imprimendo una forza, una direzione, senti la vibrazione sulla mano e vai a giocare. In questo senso riprendo anche quello che ha detto Andrea: uno dei problemi iniziali che abbiamo avuto è che ad esempio un non vedente è abituato al movimento del dello Showdown, che è un gioco che ha citato Andrea, dove il movimento è un po' diverso, perché noi, per esempio io ho giocato qualche anno a tennis, abbiamo in testa appunto di fare già naturalmente questo tipo di movimento, invece lo Showdown ad esempio ha un movimento che tende ad andare più in avanti. Frontale. Esatto, queste sono un po' gesture che si imparano, no, giocando, che magari si ricollegano ad altri sport, però il meccanismo poi si può applicare, no, a qualsiasi tipo di gioco. Sui giochi sportivi secondo me viene molto bene, perché anche un po' è il punto di partenza da cui siamo partiti noi, io e anche il mio co-founder, i ragazzi nel team, siamo molto appassionati, cioè io gioco a calcio da quando sono piccola, il mio co-fondatore gioca a basket, e adesso c'è un ragazzo. Sì, poi adesso c'è un ragazzo. Quello. Eccoli qua, tutto il team. C'è un ragazzo, tra l'altro ipovedente, Marco, che ha giocato anche a calcio, tra l'altro in una squadra appunto di persone ipovedenti, non vedenti. Poi ha mollato, mi ha detto, adesso io lo sto spingendo a ricominciare perché voglio provare anch'io. Ma dove? Ti ricordi la squadra? Sai che, allora, so che hanno fatto delle partite col Venezia, mi sembra. Ah, loro, il Venezia, penso, sì. Fosse il Torino. Loro, qualche, appunto, credo qualche anno fa però. Qualche anno fa, sì, tipo 3-4 anni fa, sì. Una cosa di questo genere. Sì. E la Sdive di Venezia, collegarmi... perché non c'è più. Sì, hanno fatto un torneo, mi sembra, appunto in Veneto. Sì. Ed erano arrivati anche, mi sembra, abbastanza bene. Lui mi ha detto che ha fatto schifo tutto il torneo, tranne tipo una semifinale dove ha fatto 3 gol addirittura. Poi vedremo, quando vedrà il video mi dirà non dovevi dirlo, però sì, lui è Marco Andriano. Vabbè, esatto, Marco Andriano, lo segnaliamo, tanto deve ricominciare a giocare in qualche modo. Prendetelo. Però mi dice qualcosa, nome e cognome, perché vedi, mi dice qualcosa. Negli almanacchi sarà presente. Sì, sicuramente. Vedi. Comunque, per collegarmi a quello che dicevi tu prima, secondo me è un modo di diciamo esperienziare, no, il mondo, di fare esperienza del mondo diversa. Ovviamente chi è già abituato a basarsi primariamente sul suono ha un'altra facilità magari nel percepire all'inizio.
Però con un buon tutorial, con una buona parte iniziale che ti insegna le gesture, in realtà chiunque lo può fare. Poi lì è l'allenamento che ti porta a essere più o meno bravo, e anche, vabbè, un po' il talento, la capacità della persona. In realtà, quindi, però, nelle persone, come dici tu, no, può essere per tutti, però allora in realtà per gli ipovedenti è un modo appunto di includerli nei giochi, ok? Mm-hmm. Per chi invece è vedente, può essere un modo di sviluppare qualche certo. altra capacità? Assolutamente, anche in questo quelle senso. Quelle capacità che noi non siamo portati a sviluppare proprio perché abbiamo la vista. Certo, in realtà questo è anche un po' un obiettivo un po' di più di lungo termine del progetto. Cioè, noi siamo partiti dal gaming perché oggi c'è questa necessità, ci siamo resi conto che può essere una cosa veramente, veramente interessante. Però poi questa tecnologia, questo sistema audio e tatto non ci vieta di andare a creare ad esempio altre applicazioni accessibili che possano avere anche diverse funzionalità, magari più specifiche, penso, non lo so, possibilità di utilizzare app per spostarsi, di fare pagamenti in app piuttosto che app collegate alla domotica, quindi interfacciarsi con gli elettrodomestici a casa. Questo per una persona con disabilità visiva, ma anche per una persona normovedente, alla fine ci sono quelle che si dicono, non so, disabilità situazionali, cioè magari io sto facendo qualcosa in cui non posso utilizzare la vista, allora ho bisogno di allenare il mio udito e il mio tatto, ok, perché sia pronto o perché mi aiuti tutti i giorni nel fare alcune cose. Quindi in realtà questa poi può avere tantissime altre applicazioni, e questo è il motivo per cui anche abbiamo deciso di sviluppare un sistema dove la community di sviluppatori che può creare dei contenuti diversi utilizzando la nostra tecnologia. Certo, infatti veramente è un progetto pazzesco, e la cosa che mi incuriosisce però poi, quindi al di là anche poi dell'aspetto tecnico che era primario, è proprio come vi è venuta questa idea, cioè da cosa è nata, cosa l'ha ispirata? Ok, e anche qui in realtà noi... La curiosità, no? Quando c'è una cosa nuova, sì. Che è proprio bello, no? Poi in questi tempi, insomma, veramente una cosa così inventata è sempre come ci hai pensato, capito? Finalmente sì, la domanda sì. È questa. Sì, appunto, come dicevo prima, del team iniziale siamo io e il mio cofondatore Dario, che appunto vi dicevo siamo un po' due appassionati di sport diversi, però... un po' spiegata, un po' invasati quasi, e inizialmente ci piaceva l'idea di un dispositivo che permettesse di fare sport a distanza in modo un po' diverso, e quindi lui è ingegnere elettronico con un team di ragazzi, io vabbè, ho studiato economia, poi c'erano degli altri informatici, dei designer, abbiamo iniziato a immaginarci questo sistema di gioco a distanza senza interfaccia video, finché a un certo punto appunto ci siamo proprio guardati e mi ha detto: Ma come fa un non vedente a videogiocare? Cioè, ce li hanno i videogiochi? Esistono audiogiochi? E quindi da quella domanda siamo andati nella prima associazione, siamo andati alla polisportiva Wichi di Torino, ci siamo visti qualche partita di Torball, infatti anche quello è un altro sport che io ho scoperto, insomma, un paio di anni fa, 2-3 anni fa, e da lì abbiamo capito che poteva essere una bella idea. Quindi abbiamo sviluppato un primo prototipo, un hardware, un controller appunto che si connetteva al cellulare. All'inizio era proprio una racchetta da ping pong con una scheda Arduino appiccicata sopra, l'abbiamo portata in associazione, abbiamo detto vabbè, ci diranno che è una cagata, non piacerà a nessuno, invece tutti felicissimi, ha fatto scalpore. Noi ovviamente da lì, cioè, ci sono brillati gli occhi e abbiamo detto no, dobbiamo assolutamente fare questa cosa. Quindi insomma, praticamente nato tutto da una domanda molto semplice, quasi banale, sì, esatto. Cioè i ciechi hanno i videogiochi, come giocano? Che poi mi riporta semplicemente a non conoscere, ma non per non volerlo conoscere, ma perché non si conosce un mondo. Sì, ma che poi è una domanda, giustamente sottolineavi, semplice, che però fanno in tanti, perché anche a me è capitato, io a parte da un punto di vista lavorativo, però stai girando l'Italia, anche il mondo, partecipando a tanti eventi, quando parlavo del mio lavoro e raccontavo
calcio per non vedenti. Ma perché i non vedenti possono giocare a calcio? Possono, cioè ci devono avere la patente. Come se avessi detto, non lo so, una cosa impossibile da credere a una persona. Certo che possono giocare, perché quale, certo, il calcio è ovviamente adattato alle regole specifiche per la persona con disabilità visiva, ma possono far tutto. Perché qual è il problema? Forse non, mi vorrei dire, non lo conosci. Adesso te lo faccio vedere, poi mi dirai. Se è affascinante posso o meno, però mi è capitato tante volte, insomma, di sentire delle persone, ma perché possono fare questo? Ma al di là del non vedente, ma anche altre persone con DS disabilità, perché? E qual è il problema? Proprio perché manca a volte anche un po' la conoscenza di certi mondi, di certe dinamiche, perché poi chiaramente purtroppo anche siamo un po' chiusi, ecco, ognuno conosce quello a cui è interessato, certo. Non ha neanche poi quell'interesse ad approfondire certe cose, e devo dire in questo senso per fortuna negli anni un po' il mondo paralimpico, lo sport paralimpico è cresciuto tanto anche grazie al lavoro del Comitato Italiano Paralimpico, del presidente Pancalli, che ha spinto molto in questo senso. Lo sentiamo bene noi, Andrea. Credo anche Arianna non lo sente. Mi sentite? No, è un po' interno all'occhio capire quello che stai dicendo. Però... si sente qualcosa sì, qualcosa no. A me sentite invece bene? Sì, infatti, sì. È quello strano. Però forse... No, allora il microfono della cuffia che è su Discord. Ma prima mi sentivate meglio? No, non sì. Ti abbiamo mai sentito benissimo. Ottimo. Va bene. Però in live, su Twitch ci sentono tutti benissimo, okay. Ci stanno dicendo, quindi questo è già un bonus. Bene. Però cerchiamo di far... E va bene, al limite poi... No, al limite poi gli resumo... Sì. Dovevo citare anche oggi, ci aiuterà. E certo, quindi dicevo, insomma, sicuramente il mondo paralimpico, lo sport paralimpico è cresciuto tanto, e questo è anche un bene, perché devo dire che è un mondo molto, molto affascinante. Mi fa molto piacere, non sapevo, insomma, che Arianna conoscesse così bene poi il nostro mondo, perché poi la polisportiva Wici Torino è una polisportiva storica del nostro mondo FISPIC, quindi il fatto che lei già abbia visto delle gare di Torball oppure degli allenamenti di Showdown mi fa molto piacere, e questo significa che partiamo già comunque da una buona conoscenza. Sì, allora intanto Andrea si complimenta, tra virgolette, è quasi un po' stupito forse che Arianna, stupito è una parola sbagliata, sorpreso, piacevolmente contento che Arianna conosca così bene il mondo, perché è un mondo vedenti, dello sport paralimpico e per i povedenti, e poi soprattutto ci diceva come sia così strano in un certo senso poi sentire persone che quasi non credono che dei ciechi possano giocare a calcio, come giocare a tennis, come anche giocare a un videogioco, e che in qualche modo questa domanda posso girarla ad Arianna, c'è sempre questo passaggio strano, perché si parte dal presupposto che sia il paralimpico o il disabile in qualche modo a dover essere integrato in un contesto sportivo, sociale o ludico, semplicemente come nel caso di Novice Games. Però poi in realtà è il contrario, cioè è sempre il contrario, perché è sempre l'ipovedente, in questo caso il cieco, che le sue attività le fa. Sì, cioè non è che deve chiedere permesso in qualche modo, cioè nel senso posso giocare a calcio, no, lui gioca a calcio. Noi un anno fa abbiamo intervistato Davide Valacchi, che conoscerai benissimo, e Davide è una persona stupenda,
è una persona cieca, è appassionato di ciclismo da quando è ragazzino e lui ha fatto Roma-Kazakistan, sì, sì, giusto? Sì. Roma-Kazakistan. In tandem. Ripetiamolo, in tandem. Che insomma... sì, fatelo, sì, voi, sì. mi verrebbe da dire. No, Giulio, neanche a Orte arriveresti. No, io manco a Orte sicuramente. Te manca Ostia. Ecco, subito ti ha dovuto indicare, mi deve mettere, certo, in mezzo. È certo, no, beh, come a tennis. È vero, certo, essere inclusi o includere è sempre un punto di vista, poi, no, alla fine, quindi è questo l'aspetto interessante. Siamo tutti incuriositi dal diverso e questo mi voglio ricollegare a quanto ha detto prima Arianna e dopo Andrea, dicendo è bello perché è una domanda poi semplice che si fanno tutti, no? È vero, se la fanno tutti, però, ma perché il diverso ci incuriosisce, però poi non si va a fondo. Ora magari il co-founder è ingegnere elettronico, Arianna, ho capito bene? Sì. Quindi ci sono anche ovviamente magari delle competenze a livello tecnico, no? Di creazione di un prodotto o di un contenuto, però effettivamente poi c'è stato ancora prima, no, la determinazione, la curiosità di andare a fondo, e questo poi effettivamente fa la differenza. Certo, secondo me ci deve essere... vedere le cose da un diverso punto di vista. Esatto, bisogna... cioè, secondo me è quello fare anche un po' innovazione, avere voglia di farsi quelle domande, di avere quella curiosità, e poi se ci si vede una possibilità davvero di fare qualcosa di significativo, di bello, qualcosa che... non esiste ancora, allora lì ci va poi la forza di eseguire, no? Quell'idea di provare almeno a rispondere a quella domanda. Appunto, come dicevo all'inizio, con i mezzi che avevamo, quindi avevamo provato a fare questo device, questa racchetta da ping pong come test, cioè ci siamo proprio trovati a provare a trovare una soluzione quasi casereccia, cioè abbiamo cercato di mettere le nostre competenze insieme per cercare di risolvere quel problema. E poi quando abbiamo visto che dietro c'era davvero un'opportunità di fare qualcosa di bello, allora lì siamo cresciuti e da un'idea poi siamo diventati, diciamo, un'azienda piccolina. Adesso siamo in quattro, però insomma le prospettive ci sono e sono belle. E mi collego anche io al tandem, perché combinazione sono andata un mesetto fa proprio con Marco e devo dire che è stato impegnativo, nel senso che comunque io non ero abituata ad avere una persona dietro, lui pesa anche più di me e quindi comunque, cioè, alla fine era lui che mi mandava, io pedalavo, ma era lui il mio supporter, perché comunque non è facile, non è banale, ma è stato divertentissimo. Per dire, anche qua è una cosa che se io non avessi conosciuto lui non avrei mai fatto nella mia vita, ma perché? Cioè, è una cosa divertente, alla fine è molto più bello se sei tu a provare una cosa diversa piuttosto che riadattare una cosa che già si conosce, che già si sente che fanno tutti, in modo magari non completo. Quindi è anche questa la cosa, secondo me, bella, interessante. Sai come si dice, Giulio, your comfort zone will kill you. Capito? Ecco. Capito? Quindi uscite, mettetevi una mascherina agli occhi e provate a fare quello che poi una persona cieca è abituata a fare, certo, nella vita quotidiana. Come? Quello che diceva Arianna poi mi incuriosiva dal punto di vista invece sportivo, cioè lei diceva: noi abbiamo semplicemente attaccato una scheda Arduino, cioè un dispositivo che... aiutami, non voglio dire sciocchezze, Arianna, questa cosa la faccio dire a te. Che cosa fa una scheda Arduino su una racchetta da ping pong? Esattamente, vabbè. No, allora, esattamente no, diciamo. Dai, allora, nell'evidenza... È una scheda programmabile che quindi in quel caso faceva un po' quello che va a fare il telefono o un device, un controller che si connette al computer, a un software, quindi che ti permette di andare a misurare ad esempio l'accelerazione del movimento e ti va a restituire con quell'accelerazione o una vibrazione, oppure ad esempio appunto ti permette di sentire in cuffia un rumore. All'inizio quello che avevamo fatto noi era un suono stereofonico, banalmente destra-sinistra, quindi tu al momento in cui colpivi buttavi la palla di là
la scheda ti misurava l'accelerazione nello spazio e anche la posizione, no, della mano, dall'altra parte sentivi un rumore da una parte e dall'altra, in base alla direzione da cui tu colpivi la scheda ti misurava la posizione, quindi ti faceva fare il colpo giusto oppure il colpo sbagliato. Cioè banalmente, se il rumore lo sentivi a destra e colpivi dall'altra parte, avevi perso la pallina, se invece colpivi dal lato giusto eri stato in grado di rispondere all'avversario. Che poi è quello che avviene nello showdown sostanzialmente, come... Esatto, sì, sì, cioè, alla fine... Come concetto di partenza. Sì. Come anche il ping pong, cioè sì. Banalmente soltanto utilizzare gli altri sensi invece che la vista per andare poi a interagire con gli altri, a giocare, che è quello il punto, cioè l'aspetto fondamentale poi secondo me non è tanto se il gioco sia fisico o se sia fatto in maniera virtuale, ma dare uno strumento per stare insieme agli altri in modo divertente, perché secondo me questa cosa qua non è un bisogno secondario, cioè il fatto di potersi divertire alla pari con le altre persone, cioè nella crescita, soprattutto se penso a un bambino o un ragazzo, è un elemento fondamentale. Per me è stato qualcosa di molto importante comunque, il fatto di poter giocare con i miei amici, con la mia famiglia, con mio papà piuttosto che con mia sorella, cioè sono momenti della crescita che sono importanti. Esattamente, sì, come sì. Lo sport. Assolutamente. No, era banale però no, è dirlo. Così, sì, sì. Esatto, sì, no, io intendevo sia appunto a livello di videogioco ma anche e soprattutto a livello di sport, quindi più si riesce a dare questa cosa a tutti e più secondo me si sta facendo del bene in generale, cioè ci stiamo facendo del bene tutti a fare questo tipo di cose, ecco. Oggi per esempio vai Martina. No, vai. Dicevo, oggi in redazione ci chiedevamo quanto un device, una console di questo genere possa essere valorizzabile all'interno di una scuola, no? Per esempio. Come poi anche lo sport, come e no? Anche lo sport paralimpico. Sì, sì, assolutamente. Ma quello poi è un po' l'obiettivo fondamentale, principale, quello poi di divulgare, far conoscere più possibile, ecco, questi aspetti che poi tra loro, anche se sono molto diversi, perché chiaramente parliamo di videogiochi, sport, che sembrano due realtà parallele, che però non si incontrano, anche se abbiamo visto come ormai molte... No, noi siamo qui a testimoniare il fatto che sport e videogiochi si incontrano. Assolutamente, ma te lo dimostra il fatto che la stessa FIGC, per esempio, ha creato al suo interno il settore quello proprio... E-sport, il campionato con la I-Serie A. Come no, perché proprio poi ci sono tante componenti molto, molto simili. E quindi il futuro sarà sempre più verso questa unione, ecco, questa linea che prima o poi piano piano queste due linee che prima o poi si incontreranno, ecco. Quindi mi fa molto piacere, ecco, essere qui oggi proprio perché io, mentre sento Arianna, comunque poi sono abituato con la testa certo, a viaggiare, i meccanismi, quindi, vanno sì, quindi cominciavo tutti a farmi tutti dei film anche sul futuro, su come eventualmente poter applicare o unire queste cose, il mondo nostro col mondo un po' che ci ha spiegato Arianna, e col semplice obiettivo di rendere qualcosa di divertente, qualcosa di bello, e per poi per gli utenti, ecco, che poi sono coloro i quali metteranno in pratica quello che viene, stiamo dicendo, e che verrà fatto. Quindi in questo senso sto proprio pensando, ecco, a un futuro, una possibile sinergia esatto, che porti detto... poi dei benefici fondamentalmente al nostro movimento, ai nostri utenti, quindi alle persone con disabilità visiva e non, perché poi alla fine... Giulio. Presente. Sì, adesso vi riassumo. La nostra Olga Fernando. Come? Sì, la nostra Olga Fernando, la traduttrice di Maria De Filippi.
Non perché Andrea abbia scusami, bisogno di un traduttore, ma perché noi non lo sentiamo bene. La lingua che, con cui mi sto esprimendo non è... Non ti sentono da quella cuffia, non ci sente da quella orecchia. Il mio inglese è scadente. Esatto. No, non è che io non ci sento dall'orecchia, neanche Arianna. No, purtroppo lo so. Solo qualche parola. Vi state perdendo grandi contenuti comunque. Esatto, no, Andrea era molto esprimeva la sua felicità per quello che diceva Arianna e veniva al mio discorso, cioè noi che qui siamo nel mezzo e noi che qui vi abbiamo fatto incontrare, diciamo, due mondi sì distanti, paralleli, ma che se si incontrano sicuramente si salutano. Che c'è, Martina? Dici? No, niente, dicevo che hanno però un punto fondamentale in comune. Che siamo noi, infatti. E diceva, diceva Andrea che sicuramente se ci sarà il momento, l'occasione per incontrarsi, di sicuro ne uscirebbero cose interessantissime per tutti e due i mondi, vorrei dire. Quello sportivo, sì. Quello... e-sportivo, cioè videoludico, che però in questo caso si incrociano proprio nella volontà di integrare, di raccontare anche un mondo che spesso è difficile, no, sì. da raccontare. Ma Martina stava dicendo qualcosa e quindi non vorrei poi sovrapporre. Allora, innanzitutto mi fa riflettere, diciamo, sulla vicinanza, no, e sull'ipotetico incontro tra questi due, diciamo, insiemi, mi fa riflettere sulla, voglio dire, una cosa che sembra banale ma in realtà è una grande verità e in realtà la diciamo tutti come moralismo, ma poi alla fine non l'applichiamo. Però effettivamente non esiste diversità, no? Perché poi proprio, anzi, noi abbiamo fatto già un atletalk, l'abbiamo dedicato, no, all'aspetto anche psicologico, a come proprio ci si alleni anche per gli sport, e parlo di sport per vedenti, di quanto quindi ci sia una similarità con gli sport normali per vedenti, no? Anche quindi su quelle che non sono considerati diversi, quindi non vedenti o con o portatori di handicap, insomma, sono considerati normali, ma c'è un punto d'incontro tra e-sport e sport, così come c'è un punto d'incontro e appunto può nascere una bella sinergia tra audiogiochi e quindi comunque e-sport e sport invece vero e proprio, diciamo, per non vedenti, insomma. Quindi poi alla fine la diversità è veramente un concetto relativo e ogni volta ce ne dobbiamo ricordare, ne dobbiamo prendere contezza. Quello che invece stavo dicendo prima, e poi ti ho lasciato la parola ad Arianna, no? Se non erro, ho letto che due o tre anni fa, mi correggerai tu, avete partecipato con questo progetto a Maker Faire. Sì, proprio sì, la abbiamo... fiera, diciamo, dell'innovazione tecnologica, no? Ecco, quali sono stati lì, i riscontri, le reazioni? Lì è stato bello perché appunto avevamo portato un prototipo un po' più avanzato della racchetta, eravamo già quasi al device, diciamo, definitivo che abbiamo testato lo scorso anno con le associazioni, ed è stato bello perché anche lì appunto, proprio per andare a rendere questo modo di giocare divertente per tutti, abbiamo detto non possiamo testarlo solo in associazione, cioè dobbiamo farlo provare veramente a chiunque, perché deve essere deve essere davvero divertente per tutti, cavolo, e chi più può essere un beta tester ideale di una persona invasata di tecnologia che ha voglia di provare, innovare, a testare una cosa del genere. E quindi anche lì, nonostante appunto ci fossero ancora dei prototipi in gioco, abbiamo avuto degli ottimi riscontri, e io tra l'altro ne approfitto anche adesso rispetto a quello che diceva Andrea, intanto che lo ringrazio perché sarebbe bellissimo, e soprattutto secondo me questo è il vero senso poi di quello che facciamo, cioè adesso purtroppo la situazione non ci permette di fare degli incontri dal vivo, però sarebbe veramente figo, veramente d'impatto riuscire poi ad organizzare dei tornei veri, dei tornei magari appunto anche dal vivo, non solo online, dove ci si possa conoscere, dove far trovare le persone e strecciare anche un po' quel concetto di diversità. Io
faccio quasi una provocazione, la diversità non è vero che non esiste, cioè la diversità c'è, ma meno male, cioè, perché è dalla diversità che nascono queste cose qua, secondo me, come è nata dalla diversità tra me e Dario all'inizio, che abbiamo due idee diverse, due mondi diversi, due formazioni diverse, così adesso con Marco, Alessandro, il mio programmatore, cioè è grazie a questa diversità, secondo me, che poi nascono i progetti belli, anche le amicizie belle, le cose vere, no? Perché ci si confronta con gente che ha una prospettiva totalmente diversa dalla tua. Quindi io sul torneo, Andrea, quando vuoi, quest'estate, speriamo, appena c'è qualcosa, ce lo studiamo insieme, magari ci studiamo anche qualche gioco sportivo che vada a riprendere magari qualche sport che già c'è per ipovedenti, per non vedenti, ma anche qualsiasi altra cosa che ci viene in mente, che ci piace. Ma sì, sarebbe una cosa veramente molto 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 affascinante, molto bella, e potrebbe anche essere, diciamo, potrebbero essere anche sfruttati poi i nostri eventi. Noi praticamente ogni weekend da ottobre fino a giugno abbiamo eventi sportivi in tutta Italia, ovviamente delle diverse discipline. Però ecco, potremmo anche pensare di trovare in un'occasione di uno dei nostri eventi una giornata dedicata a questo, ecco. Perché Beh, poi... Se lo fate, sicuramente fatecelo sapere. Sì, sì, noi... io poi ovviamente trasferirò questa nostra chiacchierata, ma queste idee che sono anche un po' emerse, alla federazione, quindi al Consiglio federale, al presidente, perché chiaramente è assolutamente doveroso, ma sono sicuro che anche loro risponderanno in maniera molto entusiastica a questa cosa, e speriamo, insomma, ecco, di fare qualcosa di carino e innovativo soprattutto. Vabbè, prossima edizione di Atleta League, quindi lo stavo per dire, stacca. Torneone di ping pong con mascherine, Martina? Esatto, infatti lo stavo per proporre anch'io. No, ci tenevo a chiarire che io poi la penso come Arianna, nel senso dell'esistenza della diversità. Quello che sì. Volevo intendere è che non esiste un valore assoluto, o quantomeno non esiste un termine di paragone di partenza, perché c'è la tendenza a dire lui è diverso, quindi lui è peggio, lui è peggio di me, lui è diverso da me. No, è sempre dal punto di vista, poi che la diversità esiste come significato universale è assolutamente una ricchezza, però dipende, cioè bisogna dargli l'accezione giusta, invece purtroppo questo non avviene sempre poi, vero. Appunto, magari un progetto come il tuo lo dimostra, perché non è che questa piattaforma, questa console di giochi esiste per loro che sono diversi, esiste come un arricchimento per tutti, quindi come anche una nuova esperienza anche per quelli considerati non diversi, diciamo, per antonomasia, capito? Quindi assolutamente, però mi trovi d'accordo. E volevo farti un'altra domanda, a che punto è adesso, diciamo, questo progetto, cioè anche a livello di distribuzione, di giochi che include? Perché tu ci hai parlato del ping pong, anche Andrea adesso, no, Andrea o Giulio, non mi ricordo, hanno ricitato il ping pong, ma quali altri giochi include? Allora, noi abbiamo testato 3 demo di giochi, insomma, nell'ultimo anno con le associazioni. Una è questa qua del ping pong, un altro è un gioco musicale che somiglia di fatto a un direttore d'orchestra. Tu vai a selezionare dei pattern intorno a te, vai a comporre una melodia utilizzando sempre la spazialità del suono, la posizione del suono nello spazio. E poi un altro gioco invece andava... grazie, in realtà, cioè, sono giochi molto semplici questi, sono proprio delle demo che ci sono servite proprio per costruire la piattaforma. Sono sincero, quando hai detto del gioco musicale mi sono venute in mente le Air Band di Scrubs, sì, sì. Ricordate? Sì, no, e poi un altro gioco, diciamo, sempre simile, cioè un gioco che andava a utilizzare un altro tipo di funzionalità, di capacità tecnica di fatto di un qualsiasi hardware, che è la rotazione, e quindi che ti permetteva di andare a scassinare una cassaforte. Questi giochi, oltre a esserci serviti per capire come costruire il sistema, ci hanno aiutato proprio nella costruzione del progetto. Quello che sta invece accadendo adesso è che stiamo sviluppando più la base di fondo,
Quindi il sistema di base che utilizza queste librerie di suoni e di vibrazioni per andare a costruire giochi da zero, qualsiasi essi siano. Quindi andare proprio a dare in mano questo pacchetto a uno sviluppatore, che sia uno sviluppatore nostro, Alessandro, o uno sviluppatore qualsiasi, uno sviluppatore indipendente, una software house, per creare i giochi. La versione con questi primi giochi, in particolare con il tennis, con il ping pong, in un mesetto dovrebbe uscire in versione beta e la faremo testare alle persone della nostra community. Noi adesso stiamo lanciando un questionario proprio in queste settimane per iscriversi come beta tester. Il progetto è di lanciare quest'estate un primo pacchetto di 3-5 giochi, però co-sviluppati da altre realtà. Quindi cerchiamo sviluppatori indipendenti, software house che vogliano usare questo sistema per creare più titoli diversi possibili. Quindi se il gioco sportivo l'abbiamo coperto, bene, la sfida è riuscire a fare appunto magari un gioco musicale più complesso del nostro. Poi ci piacerebbe avere anche un'avventura, un gioco di ruolo, un gioco di macchine, cioè cercare di rendere l'offerta il più completa possibile. Il limite qua, secondo me, è appunto solo un po' l'immaginazione dello sviluppatore, che si scontra poi ovviamente un po' con la barriera tecnologica, perché la piattaforma adesso agli inizi, poi dovrà crescere. Ci sarà appunto, oltre che la community di beta tester, di utenti, anche la community di sviluppatori. Quindi poi lo sviluppatore pubblicherà il suo contenuto sulla nostra app, sul nostro store di giochi, oppure potrà usare quel contenuto per pubblicarlo esternamente, potrà anche lui guadagnare dall'utilizzo della piattaforma, banalmente dall'advertising, così che si crei un sistema che autogenera valore per chi crea il contenuto e anche per chi lo utilizza. E quindi, Martina, sostanzialmente il cerchio è chiuso qua, no? Perché poi di beta tester so per scontato che ne avreste assecchiate, si direbbe, perché penso che una cosa del genere veramente basterebbe accendere una live anche qui su Twitch e mostrarla in qualche modo per catturare l'attenzione e l'interesse di tutti, di giocatori, di sviluppatori, ma anche di case produttrici di giochi, perché in qualche modo c'è anche questo aspetto. Andrea, magari tu c'hai più il polso della situazione, cioè proprio di bene, di sviluppare un bene che non sia solo immateriale, come può essere la salute fisica per uno sportivo, anche l'aspetto appunto di intrattenimento o di socialità per quanto riguarda il gioco, ma anche proprio dal punto di vista di valore economico, di lavoro. Sì, sì, un ritorno poi anche d'immagine per l'azienda che vuole investire in questo settore. Sicuramente poi, ecco, chiaramente dove c'è appeal, dove c'è domanda, è normale che poi cresce anche l'interesse da parte di eventuali sponsor, da parte di eventuali operatori che vogliono investire o sposano determinati progetti. Quindi in questo senso, ovviamente in una prima fase è chiaro che l'obiettivo è quello di lanciare un prodotto appetibile sul mercato e soddisfacente, e poi cercare quantomeno di divulgarlo nel miglior modo possibile. Quindi sicuramente i partner non mancheranno, Arianna. Wow. Siamo ottimisti. Ottimo. Ma sì, sì, siamo speriamo. Siamo sicuramente ottimisti, sì. E siamo anche impazienti di vedere il beta testing. Cioè, vogliamo vedere le immagini già che sono girate, e devo dire che esprimono proprio divertimento, quindi vuol dire che il gioco funziona, non c'è niente da fare, perché poi quello deve essere il principio fondamentale. Se non lo sport, ci deve essere agonismo, in qualche modo ci deve essere competizione. Nel videogioco, nel mondo videoludico ci deve essere
divertimento. E quindi magari questa è la domanda con cui vorrei iniziare anche a salutarci, però voi potete rimanere qua quanto volete, ovviamente. E quanto è divertente? Immagino, Arianna, immagino che tu abbia provato il gioco, no? La console. Sì, allora, diciamo che adesso lo step che stiamo, cioè la grossa difficoltà, ma la grande opportunità anche che stiamo sviluppando adesso, è di fare ad esempio il ping pong in multiplayer. Cioè, finora secondo me il limite che avevano un po' questi giochi è che era contro il computer e basta, cioè perché non avevamo implementato ancora questa feature di poter giocare in contemporanea con un'altra persona, se non in locale, in alcune versioni appunto più interne nostre. Quindi in realtà secondo me diventa super divertente quando c'è questo elemento qua, che poi è quello che dicevi anche tu, di competizione o di collaborazione. Per questo in realtà non l'abbiamo ancora anticipato, in realtà non è ancora ufficiale, però di quel pacchetto che uscirà ci sarà un gioco in particolare con cui adesso insomma stiamo trattando con diverse software house, diversi partner, che dovrà esprimere questo concetto. Non mi sbilancio ancora diciamo sul gameplay e sul titolo, però sarà un gioco in multiplayer, sarà un gioco a squadre e sarà un gioco iper divertente, cioè che metterà le persone proprio un po' in competizione barra collaborazione. Secondo me quando si raggiungerà questo elemento, no, del confronto con gli altri, a quel punto lì sarà una figata pazzesca, ragazzi. ci divertiremo. Esatto, non vedo l'ora di vedere quella scena, non vedo l'ora di vedere un giocatore di ping pong sfidarne uno non vedente, magari attraverso proprio questa console. Sì. Deve essere uno spettacolo nello spettacolo. Come no, assolutamente. Beh, quindi che altri progetti, per esempio a livello sportivo, hai detto guida, moto o auto? Guida, allora, secondo me potrebbe, cioè ha senso, però sarà più bello tipo renderlo anche qua un po' più una cosa collaborativa. Io sarà che è un'esperienza più Nintendo anche mia personale, quindi io me lo vedo più Super Mario Kart, ma perché vedi, poi vedi, ma anche negli sviluppatori ci sono le affezioni. Certo, chiaramente. Poi ripeto, noi in realtà non siamo una software house, cioè abbiamo appunto uno sviluppatore, ma sviluppiamo più che altro sistema. Daremo delle direzionalità sul gameplay alle persone che andranno a realizzarlo, in particolare alle software house più grandi con cui stiamo appunto chiudendo degli accordi adesso, ma in realtà lasciamo che siano poi le software house a fare il loro lavoro, i game designer a immaginarsi i giochi, e anche la cosa bella che avverrà appunto appena uscirà la demo tra un mesetto è che queste due community inizieranno a parlarsi, quindi saranno poi gli sviluppatori a chiedere ai beta tester: guarda, ho avuto questa idea, soprattutto quelli indie che potranno creare contenuti indipendentemente utilizzando il sistema, saranno loro direttamente a prendere le idee dalla community di utente. Per tutto il resto ci aspettiamo appunto che siano le software house, utilizzando il nostro sistema, individuare gli elementi più interessanti su cui costruire delle interazioni tra le persone. In questo speriamo anche che magari appunto la conoscenza con Andrea e la collaborazione che può nascerne possa appunto aumentare, aiutare anche a sviluppare il progetto, che è sicuramente ampissimo e di ampie vedute. Non so se Martina nel frattempo aveva maturato ulteriori curiosità, domande? No, domande no. Veramente, però io vorrei ringraziare entrambi, sia Andrea che Arianna, perché io ho un familiare portatore d'handicap e ho toccato con mano, anzi perché ora non c'è più, però quanto lo sport rende felici.
e a queste persone che poi effettivamente però hanno meno, e quindi per loro ha un valore di più. Quindi veramente ci tengo a ringraziare chiunque, a chiunque dà un contributo, no? In questo senso voglio mostrare la mia gratitudine veramente. Quindi chi in un modo, chi nell'altro, Andrea ed Arianna veramente hanno compiuto una missione bellissima. Wow, grazie a voi di averci dato insomma anche questa opportunità di raccontarlo e di averci fatto conoscere anche se a distanza, perché anche secondo me possono nascere delle cose bellissime e vi terremo sicuramente aggiornati. Benissimo, noi siamo qua e sicuramente vi vorremmo risentire, sicuramente con Andrea ci risentiremo anche in ottica delle Paralimpiadi, perché sì. A breve insomma non so se tu potrai in qualche modo volare a Tokyo. Guarda, io non... perché saresti invidiatissimo da molti ovviamente, questo dire. Ma io diciamo che teoricamente avrei l'accredito per andare, perché chiaramente come segretario di una federazione che ha un atleta o più atleti che partecipano alla Paralimpiade, chiaramente sono di diritto. Saresti, esatto. Di diritto poter partecipare. Il discorso è che al momento ci sono veramente tantissime restrizioni sulle Paralimpiadi, molti punti interrogativi che di fatto la rendono oggi sicuramente una Paralimpiade molto atipica e un'Olimpiade allo stesso tempo, perché chiaramente fonti attuali vogliono che non ci saranno spettatori, che comunque sia gli atleti, i tecnici dovranno restare in bolla, quindi nel villaggio si potranno spostare solamente per raggiungere gli impianti di gioco, saranno sottoposti a un tampone al giorno e ovviamente tutto il personale esterno, quindi me compreso, quindi tutti quei diciamo quelle figure che non sono né atleti gli né accompagni, tecnici, diciamo. Ovviamente si dovranno rispettare questi paletti posti dagli organizzatori, tant'è che ad esempio per noi si parla addirittura del fatto che gli unici spostamenti concessi sono dall'hotel all'impianto da gioco, all'impianto da gara e viceversa, stop, non si può uscire dall'hotel, non si può ad esempio salutare gli atleti a oggi, perché appunto il protocollo Covid è molto stringente. Speriamo insomma che nei prossimi mesi un po' la situazione migliori, però non sono così convinto che le misure diventeranno meno stringenti, ecco. Quindi è un po' difficile. Va bene, quindi sostanzialmente Andrea esprimeva il suo rammarico per non poter andare a Tokyo, o comunque poterci andare stando sì, in albergo. Però chiaramente le regole sono queste, vanno rispettate, e capisco anche che chiaramente certo che siano... bisogna garantire la sicurezza di tutti, quindi a discapito anche poi della volontà o comunque dei desideri di chi vorrebbe andare a vivere un'Olimpiade, una Paralimpiade, non ti dico normale, però quantomeno simile alla normalità. Oggi questo non è possibile, ovviamente non è colpa di nessuno, ci mancherebbe, anzi secondo me gli organizzatori stanno facendo il possibile per garantire comunque uno spettacolo che è importante, che un'Olimpiade, una Paralimpiade sanno offrire, e vediamo un po' alle brutte insomma la guarderò da spettatore da casa, facendo il tifo per tutti i nostri atleti di tutte le discipline, non solo le nostre, paralimpiche sì, olimpiche ovviamente prima, paralimpiche dopo, perché poi abbiamo veramente degli atleti straordinari in tante discipline. Noi siamo qui, saremo qui a raccontare comunque e l'avvicinamento al momento olimpico, per quanto strano quantomeno, e a quello paralimpico, e chissà che non avremo modo di
parlarne anche insieme ad Andrea, insieme ad Arianna e insieme a Martina, che tanto sarà sempre qua, a meno che poi lei vedi, decide se stare in redazione o a casa, e a seconda della figura di la prima volta che sto a casa. Sto scherzando, era pur parler. Comunque, ragazzi, le donne hanno sempre ragione. Comunque, questo indubbiamente, soprattutto all'interno di una redazione giornalistica. Questo l'ha sentito, però vedi, ha sentito. Questo l'ha sentito benissimo. Il resto no, ma questo l'ha sentito. Bravo, è vero, è l'unica cosa che ho fatto. Infatti, se non ti ho, interrotto con te, ma non ti sentivo bene, quindi non hai sentito facile, quello che contava. Non ti preoccupare. Bravo. Va bene. Allora, Arianna, io, come ti ho detto, aspetto vostre notizie, anzi, noi aspettiamo vostre notizie perché siamo sicuramente curiosi, sono convinto che ne siano rimasti affascinati e incuriositi anche i nostri utenti su Twitch che ci hanno seguito attraverso la live. Ne approfitto per ricordarvi di lasciare il follow sul canale Twitch di Atleta League per rimanere aggiornati su tutte le nostre interviste, i talk show e soprattutto per le live del torneo di Atleta League che inizieranno il 13 maggio, ma ci sono un sacco di novità da curiosare e da vedere anche prima, ma soprattutto per tutti gli appuntamenti sportivi e isportivi che sono già in programmazione, tra i quali quello a cui avete assistito oggi, per cui ringrazio veramente di cuore Andrea Cesolini, segretario generale della FISPIC, Arianna di Novice Games, esatto, eccola, non la vedevo, scusatemi, e Martina. Assolutamente, mi accodo a te nel ringraziarli, e quindi insomma, anzi, e poi grazie a te dell'ospitalità virtuale. Ma certo, sai che mi casa è stu casa. Bene, bene, bene. Anche e anche la casa di Arianna e Andrea. Ovviamente, ovviamente, tornate quando volete. Va bene, con questo vi ringrazio, grazie mille. Grazie a voi. Un saluto a tutti. Un saluto ragazzi, a presto. Buona serata. Grazie per averci seguito, se ti è piaciuto quello che hai visto lascia un mi piace al video e iscriviti al canale. Seguici anche su Twitch, Instagram e Facebook. I link li trovi in descrizione. Ciao, a presto!